diciamo, lavoro autobahn. Com'è nata l'idea di lavorare su questo progetto? Allora, io ho conosciuto Pier Vittorio Tondelli, quando dico conosciuto, perché quando leggi sui libri, la prima volta che io ho letto Altri Libertini, dove appunto c'è che è questo libro, Fatto Racconti, che era nato come un romanzo, che poi è diventato un libro dei racconti, lo è diventato anche per un'esigenza di scrittore sua, e per me è stato come sedermi al tavolo del bar e parlare con un mio amico e sentirmi raccontare delle storie che io avevo già sentito raccontare, storie di persone che vivono la propria vita al limite, nei margini, e, però sono storie vivide, sono storie di vita. Pier Vittorio, come me, che io sono originario di Mantova, lui è di Correggio, in realtà ci separano circa 35-40 minuti di strada, mi sono veramente riconosciuto in quei luoghi, in quei posti, in quelle storie, in quelle persone, e quindi è proprio un lavoro soprattutto di vicinanza, di emozione, ed è un lavoro che mi è particolarmente vicino perché, essendo anch'io un ragazzo di provincia, essendo nato in una provincia, sento la provincia come un luogo strano, cioè un luogo ad un certo punto stretto, ma un luogo in cui tu poi vuoi anche sempre ritornare, non tanto perché lì ci sono radici, però c'è qualcosa di particolare, magari di spirituale, che ti lega. E quindi questo trasmettere queste emozioni, soprattutto dentro Altri Libertini, per me è poi diventato un libro che mi ha accompagnato sempre nella mia vita, no? Non l'ho mai lasciato, è un libro che è sempre stato lì, che veniva aperto costantemente, e quando ho avuto l'opportunità di cominciare a studiare teatro qualche anno fa e a pensare, il mio insegnante, dove eravamo quelli di Grock, che era Maurizio Salvalaglio, nella seconda lezione ci dice: portate per favore alcune righe di testo di un libro che vi piace, che vi piace. E io ho portato la fine del racconto di alcune righe della fine del racconto di Autobahn. E da quel momento è rimasto lì, è stato usato, perché poi nello spettacolo che abbiamo fatto quell'anno tutti i pezzi che noi avevamo portati li abbiamo poi recitati, li abbiamo usati. Io ho chiuso lo spettacolo, perché in quello spettacolo ho fatto due monologhi, l'ultimo era finale, chiudeva appunto con le parole del libro, e credo che non ci fosse esperienza migliore di cominciare, di debuttare a teatro con Pier Vittorio. È un tributo, sostanzialmente è un tributo a una persona che ho sempre sentito, continuo a dire, a usare il presente, perché tutti quelli che conoscono Pier Vittorio Tondelli usano il presente quando ne parlano, ma il passato, perché lui comunque c'è sempre, no? Quando apri il libro è sempre lì che ti racconta. Beh, l'arte delle cose. È immortale, soprattutto quando parla una lingua che senti propria, perché da come ne parli è come se lui avesse comunque raccolto una dimensione tua, sì, in qualche modo. Sì, assolutamente sì, sia nel modo di esprimersi, sia nel linguaggio, e poi è poi chiaramente la raccolto in tanti modi, come dici tu, perché io dico sempre questo, se tutti fossimo, cioè se tutto quello che dovesse andare scritto, potremmo essere tutti Shakespeare, potremmo essere tutti, no, questa cosa qui in realtà non lo siamo, no, non è così, non funziona così. Tu prendi la vita, prendi per esempio nel tuo caso la poesia, nel mio caso può essere il teatro o il racconto, in altri casi può essere la pittura piuttosto che la scultura, tu prendi, vedi una cosa nella vita e prendi quella roba lì e usi la tua arte per trasformarla. Esatto. Ci prendi dalla vita, prendi l'anima, il tema fondamentale, lo metti dentro la tua cosa artistica, no? E questo è quello che Pier Vittorio fa e ti parla in continuazione, quindi questi grandi temi che ritornano. Non è solo uno scrittore veramente generazionale, Pier Vittorio Tondelli è veramente un grande scrittore, perché dentro il suo libro ci sono tutti i temi, c'è la vita, c'è la morte, c'è l'amore, e poi soprattutto in questi tempi di cui si stanno tanto parlando, di queste cose del DDL Zan, di questo tipo di situazioni, leggere Camere separate di Tondelli e leggere il racconto di Altri Libertini, che dà il titolo di Altri Libertini per Tondelli, dove lui descrive questi amori omosessuali, ma in una maniera meravigliosa, a parte le parole che usano,
è assolutamente e fantasticamente normale, cioè normale, non c'è un aggettivo, una categoria, un isolamento, un mettersi da parte, è la descrizione dell'amore, punto e basta, che provano due ragazzi dello stesso sesso, no? E quindi anche questa sta la sua grandezza e la sua bellezza. Infatti nel lavoro di Autobahn c'è proprio e poi con quella leggerezza e con quella bellezza che è proprio vita, e lì è la grandezza, no? Infatti nello spettacolo di Autobahn, che sono 8 quadri, c'è appunto questo quadro dove c'è questa dichiarazione d'amore fatta da questo ragazzo ad un altro ragazzo, e usa parole meravigliose. E quindi questo è un altro pregio. Tornando proprio al fatto che lui utilizzava la vita di ogni giorno, le persone che vedeva ogni giorno, le trasformava nel suo linguaggio, che era molto moderno, molto ricercato, riferimenti fumettistici, ma anche grandi riferimenti letterari all'interno di Pier Vittorio, e le trasformava, no? Faceva questo suo, preparava questo suo piatto da servire, lo trasformava, e dentro c'è veramente grandi temi. Quindi, un'altra cosa che sostengo sempre, che dico sempre, Pier Vittorio Tondelli non è veramente solo uno scrittore generazionale, non è uno scrittore degli anni 70, è un grande scrittore italiano, un grande autore italiano del Novecento, che viene Sì, certo. riconosciuto. Perché, per esempio, pochi lo sanno, nessuno lo sa, a Correggio vengono l'MIT di Boston, l'Università di Lettere di New York, sono venute università Fuori. importanti per vedere i posti di Tondelli, guardare le cose di Tondelli. E tra le tante cose, in America, da 25 anni, due professori dell'Università di New York stanno tentando di tradurre in americano altri libertini. Non ci sono ancora riusciti perché ci sono delle espressioni gergali, dialettali, cioè che bisogna proprio reinventarsene. Però credo che si possano salvare col discorso del suono, della lingua. Certo, beh, come sempre avviene poi nel tradire, che tradurre è tradire, ma rendere poi il senso profondo poi di quello che lo scrittore magari ha voluto esprimere. Quindi Certo. siamo in un posto di confine, ma perché diciamo che Tondelli è al confine di tanti temi, Sì, ma anche esatto. Silvio è al confine di tante cose. Allora, i grandi amori della mia vita sono due, sono il teatro e la radio. Perché mi piace raccontare delle storie, mi piace leggerle, mi piace raccontarle, ogni tanto scrivo qualcosa e mi piacciono le storie per me sono un elemento fondamentale. Quindi ci sono due posti, mi piace anche il cinema, Certo, chiaramente, che fa parte e che fa sempre parte sempre del racconto. del racconto di una storia. E quindi quando ho scelto appunto di trovare un metodo con il quale esprimere magari le mie storie in memoria, ho detto, beh, la radio e il teatro sono le due cose. E poi chiaramente la necessità, a volte l'urgenza anche di scrivere delle cose, ma quello è il lato minore. Perché il racconto per me rimane la forma più bella che ci sia, cioè, per quanto mi riguarda, me è quella che mi è più vicino, no? Poi ci sono sicuramente magari altri che si esprimono attraverso la scultura, la pittura, le cose. Quindi tutto questo insieme, teatro e radio, sono le cose che amo fare, e sono contento che insomma, poi da quest'anno Butterlo tornerò a fare. Però raccontare, ecco, io faccio queste cose perché adoro raccontare storie. Esatto, e quindi da lì si parte a raccontarle. Raccontarle vuol dire un tour, giusto? Parte Sì, questo tour. esatto. Allora, a settembre-ottobre comincio in giro con Pierre. In giro con Pierre è un tour di reading dell'ultimo capitolo di Altri Libertini di Autobahn, che comincerà il 25 di settembre. Presso teatri possibili, dove io leggerò teatralmente l'ultimo racconto che è appunto Autobahn. Questo tour toccherà poi dei teatri, toccherà delle librerie milanesi. Mi parlavi anche di Siamo Bologna. Bologna, Rimini sicuramente, e alla fine di agosto, insomma. Ci aggiorneremo con tutte le date, poi le date per poi insomma, sulla mia pagina Facebook troverete di volta in volta tutti gli eventi, data per data,
quindi se volete venire, venite. Allora, In giro con Pier è un tributo, è il vero Certo, tributo tutto. a Pier Vittorio Tondelli, al suo modo di scrivere, al suo modo di portare, di raccontare queste storie. E è un tributo a lui e per i 30 anni appunto della sua scomparsa, perché a dicembre insomma saranno 30 anni 30 anni. che non c'è più, e quindi questo è proprio un giro, questo è il primo giro di tributo a lui. E poi Oggi sì. a dicembre, gennaio, insomma, ci sarà questo debutto Vero e di questo proprio, vero e no? proprio, che sarà in teatro, dove io ho affrontato una riscrittura e risistemato teatralmente i testi, perché se ne tu sai meglio di me, dal libro al palco sono due robe diverse, perché la Certo. comunicazione è differente, e dove sto cercando di coinvolgere il maggior numero di giovani possibili, nella scuola del fumetto di Milano, piuttosto che persone con cui sto lavorando, Federica Bognetti, che è l'attrice, un'attrice milanese che mi sta aiutando nel mio percorso di preparazione ad andare sul palco di questa cosa qua. È veramente una produzione dal basso, cioè una produzione indipendente che parte dal basso e che porta in avanti sostanzialmente questa mia esigenza di raccontare questa storia, queste 8 storie tratte dal libro di altri libertini, e ogni storia è un tema, copre una tematica. Quindi è una cosa È una cosa molto ad ad ampio raggio. agio. In realtà dura pochissimo, perché dura 45-50 minuti, anche perché tu sai che la soglia di Sì, attenzione del appunto, non pubblico si è può. estremamente bassa, Sarebbe quindi tanto da raccontare, ma tecnicamente bisogna riuscire a essere riuscire. concentrati il più possibile, e quindi è un grande lavoro da ottobre Certo. dell'anno scorso, anche dal punto di vista proprio della scrittura, per riuscire ad acchiappare e fare il succo di questa roba qua, che non è E dare facile, anche una linea e e dare una una continuità. continuità, Questo esatto. te, questo, questa, questo, questo, questo spettacolo è immaginato anche come una mostra, no? Perché io vedo, ci sono 8 quadri diversi, con lo stesso con la stessa ombra, perché il personaggio di questo spettacolo è un'ombra che si chiama Malvento di Po, che è l'ombra che racconta a Pier Vittorio queste storie. E infatti l'omaggio sempre a Pier Vittorio all'inizio e durante lo spettacolo è il rumore di questa macchina da scrivere che si sente in sottofondo tutte le volte che comincia una storia. E poi venitelo a vedere, E insomma, certo, perché non non è che vi svela, posso dire non tutto, tutto, ci ho cercato esatto. di dirvi le cose più importanti. Sarà molto divertente, ci sarà tanta vita, come ti dicevo prima, perché il mio teatro soprattutto non è il teatro della calzamaglia col teschio in mano, ma il teatro della vita, quindi il teatro che racconta e parla della vita, quindi rideremo, ci divertiamo, ci estraiamo un po'. Tento di essere il più poetico possibile, soprattutto alla fine, però cerco di essere soprattutto, l'obiettivo è quello di essere vivo, molto libero e oserei dirvi musicalmente molto punk, perché ci saranno delle Mi cose incuriosisci anche veramente, del poetico veramente, punk. eh sì, perché abbiamo voluto, perché poi il mio teatro è proprio questo, cercare anche di mettere insieme cose completamente un po' diverse come e quel sposarle in tutto. confine Come che si fa. confini, no? E Come tra le tante confine. cose, qui dietro c'è proprio la A22, che è l'autobahn, che è il Esatto. racconto dove insomma si va verso nord, no? Certo. Insomma, questa voglia di andare al nord, che rappresenta poi alla fine il desiderio di libertà, ma non la libertà quella effimera, no? La libertà di fare quello che si vuole, la libertà di essere se Sì, stessi. che è la cosa più Questo difficile. è la ricerca del proprio odore, no? Che è quello il senso vero. Dice, vedi, quando tu respiri il tuo odore nei polmoni, perché lui insegue per tutta la notte questo odore che viene dal nord, allora vedrai che ti succederanno Sì, delle belle l'occasione cose nella arrivano, tua vita, no? certo. E questo è un insegnamento incredibile, no? Che solo per questo Tondelli dovrebbe essere, credo, insegnato nelle scuole,
di ogni ordine grado. Infatti mi ha incuriosito questo tuo lavoro ed è per quello che siamo qui oggi a parlarne, ma soprattutto mi è interessato molto, tu hai parlato di produzione dal basso, perché hai iniziato così poi, sì, la sì. messa poi, allora, la concretizzazione. Abbiamo cominciato a raccogliere dei fondi tramite il crowdfunding di produzione dal basso. Esatto. E devo dire che questa esperienza mi ha aiutato a capire diverse cose. La prima cosa è che sicuramente un crowdfunding non è semplice, perché serve una grande preparazione alle spalle, però ti aiuta anche a conoscere tante persone, ti aiuta anche a far arrivare il tuo progetto in tanti altri posti, ti aiuta ad avere dei contatti in tanti altri posti. In questo caso il crowdfunding mi ha molto aiutato ad avere dei contatti all'interno del mondo di Pier Vittorio Tondelli, perché mandando in giro questa cosa e parlando su Facebook di queste cose ho avuto l'opportunità di conoscere Nosrota, che è stato un grande amico di Pier Vittorio, sono insieme fino alla fine, e lui a casa sua veramente tutto di Pier Vittorio, e Enos è veramente una testimonianza vivida, vivente. Di quella gioventù, vivente ma vivida, incredibile, una persona bellissima, no? Di una libertà estrema proprio, e vedevi com'era lui. E poi il fascino di aver parlato con Enos, proprio grazie tramite il crowdfunding, di averlo conosciuto e aver sentito parlare di lui, di Pier Vittorio, in maniera non accademica, ma in maniera di vita, no? Con degli esempi incredibili. Quindi, per dirti, poi siamo terra a terra, no? Nel senso, tutti ci immaginiamo questi scrittori, no? Magari in un alone mitico. Certo, beh, poi non parliamo, no? Dei poeti, che dei santi, i poeti, come se fossero, esatto, delle poi noi delle viviamo santità. Sulle nuvole. No, ma non è assolutamente no, così. No, in realtà si respira la vita. La bellezza della vita è proprio questa qua, e quindi mi raccontava queste cose. Oppure, insomma, ci sono degli elementi che mi hanno aiutato veramente tanto, che mi ha raccontato Enos, e che mi hanno aiutato veramente a decidere a portare la vita sul palco, perché non posso portare, no? Certo. Già portiamo la vita. E questo mi ha aiutato a conoscere lui, a conoscere altre persone che hanno scritto di Pier Vittorio, che hanno parlato di Pier Vittorio, e tutti in un modo o nell'altro mi hanno aiutato nella costruzione dello spettacolo, dandomi dei suggerimenti. Ma non dei suggerimenti, la cosa è stata molto bella, perché non è che sono stati dei suggerimenti dove mi hanno detto te devi fare così, parlando su quello che io stavo facendo e confrontandosi sono nate delle idee, e quindi questo è stato veramente figo. Quindi al di là del lato economico, il crowdfunding mi ha portato la conoscenza di questi elementi, che sono rimasti comunque importanti per la costruzione artistica. Quindi allora la prima data? 25 settembre, Teatri Possibili, Milano, via Voghera. Venite, io sono particolarmente emozionato per questa cosa, ci divertiremo, venite, e quando arrivate ci sarà questa lettura, e quando finiamo andiamo tutti in birreria a bere qualcosa insieme, perché dobbiamo stare insieme. Anzi, colgo l'occasione, se state ascoltando queste interviste, avete degli spazi, se avete delle osterie, io voglio andare a leggere nelle osterie, se avete dei bar, io voglio andare a leggere nei bar, se avete questi luoghi che sono, ragazzi, oggi sono gli avamposti dell'ultima libertà. Siamo al confine, che c'è, per cui è che un c'è messaggio che rivolgiamo a Lombardia, tutte, Veneto, via. Emilia, ma anche dei tedeschi, se ci sentono, andiamo in birreria in Germania, no? Tanto c'è in tedesco, troviamo qualcuno che lo legge. Autobahn. Esatto. Lo capiscono, eh. Però io vi invito, invitatemi, perché andiamo in questi posti, io voglio farlo in questi posti. Adesso Milano lo faremo nelle librerie, lo faremo nei teatri, lo faremo in un paio di locali, ma il mio sogno è veramente andare negli agriturismi, nelle osterie, in questi posti, no? Perché sono gli ultimi avamposti di libertà, perché lì la gente sta insieme, se non stiamo insieme. Ma sicuramente, quindi, riuscirò a ospitarti qualche evento. Quindi la scusa è di venire a sentire, certo, me che leggo, ascoltare Tondelli, stare insieme e bere qualcosa. Questo è il messaggio, e questo è già abbastanza rivoluzionario, perché qualcuno dirà ecco, questo vuole fare l'ammasso, no? Ci ammassiamo. Esatto. Beh, comunque le osterie ci sono, quindi assolutamente sarà sicuramente interessante portare il tuo lavoro. Dobbiamo farlo.